In Europa l'Italia era l'unico paese assieme alla Grecia a non avere ancora un piano contro la povertà. Ora la lacuna è stata colmata. Dal prossimo 2 settembre chi si trovi in stato di bisogno potrà accedere al SIA, acronimo che sta per Sostegno per l'Inclusione Attiva, sostegno che verrà erogato alle famiglie residenti in Italia da almeno 2 anni con un figlio minorenne o disabile, oppure con una donna in stato di gravidanza accertata e un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. Di cosa si tratta esattamente? È uno strumento sperimentale che consente l'accesso a tutti i servizi sociali, a un beneficio economico e a un progetto di reinserimento sociale che sono la base per iniziare un'azione vera di contrasto alla povertà. Le risorse disponibili per l'anno in corso ammontano a 750 milioni di euro in tutta Italia, 90 dei quali destinati alla Lombardia, racimolati dagli avanzi delle casse statali e della legge di stabilità. Ma dal 1 gennaio sarà a disposizione 1 miliardo di euro. Il beneficio verrà concesso con cadenza bimestrale ad ogni caso fino ad un massimo di 400 euro. In 25 giorni tra Comune e INPS vengono verificati i requisiti. Entro 2 mesi si inizia a ricevere i soldi. In cambio, però, la famiglia deve adattarsi senza deroghe ad aderire ad un progetto cosiddetto di attivazione sociale. Disattendere le indicazioni significa perdere il contributo. La novità importante di tutto questo progetto, che fra l'altro è figlio anche di una campagna molto bella che è cresciuta in questi anni, da quello che si chiama, è un cartello di forze che si è chiamato Alleanza contro la povertà. L'elemento più nuovo è questo, che non si tratta solo di un beneficio economico, pur significativo e che pure ci deve essere, ma un beneficio economico che è legato a un progetto di inclusione sociale, di reinserimento sociale, mondo del lavoro, scuola, salute.